Ecco, dipinge un ritratto ironico della provincia barese e del sud in generale, però ho notato che c'è una attenzione alla messa in scena che se da un lato sottolinea le peculiarità del luogo, dall'altra, grazie al personaggio di Luisa, invece ne sottolinea la modernità. Volevo sapere come aveva lavorato su questo aspetto e in particolar modo come aveva lavorato con il direttore della fotografia Federico Angelucci. E con Federico abbiamo un rapporto ormai consolidato, quindi ci siamo dati più o meno gli stessi obiettivi, che erano appunto quelli di un racconto che fosse contemporaneo, non necessariamente un racconto, di una donna realizzata o praticamente moderna, però una donna che in qualche modo fosse in bilico fra tradizione e modernità, che è un po' il racconto che in effetti caratterizza questa Lolita, sia il personaggio, sia proprio il discorso e la visione che c'è in questi gialli, ma anche appunto nel nostro film del Sud, è proprio questo, cioè un Sud che da un lato è per la tradizione, non soltanto in cucina, ma anche nei sentimenti, ma nello stesso tempo è un Sud che è profondamente cambiato, moderno anche nella città, nell'architettura, guarda Bari, e nello stesso tempo con dei rimpianti rispetto probabilmente al passato. Quindi questa Lulisa che sembra essere, aver fatto delle scelte ed essere completamente liberata, in realtà le soffre, e quindi il non avere figli, ma anche di non avere un amore centrato come poteva essere invece l'amore della madre, nonché ovviamente la ferita per il rapporto con il padre. Ecco, questo tema è sicuramente un tema interessante, perché non è quello né di una donna del sud che completamente capovolge i luoghi comuni, nemmeno una donna del sud però che è soltanto ostaggio della tradizione. Al centro del racconto ovviamente c'è la Lolita di Luisa Ranieri, che però è supportata da una serie di personaggi incredibili che sono interpretati da attori altrettanto incredibili, da Luisa, da Antonietta Savino a Giovanni Ludeno. Volevo sapere come aveva lavorato sulla scelta del cast per creare appunto dei personaggi che non creassero del vuoto intorno a Lolita. Credo che abbiamo privilegiato anche con il casting dei buoni attori, quindi senza preoccuparci se fossero conosciuti o meno, tanto comunque c'è la popolarità della protagonista. E quindi abbiamo potuto prendere gente come Lunetta Savino, che tra l'altro è popolare, ma anche come Jacopo Cullino, anche Giovanni Ludeno, ma anche tutti quelli pure che hanno soltanto una scena, ovviamente il protagonista di puntata in questo caso è un nome come Paolo Briguglia, poi ci saranno addirittura Ras Degan, ovviamente Scicchitano, tutti quanti sono lì per la loro funzione recitativa e non per altri motivi quali appunto la loro popolarità. Questo ci ha consentito di lavorare liberi e di trovare appunto il poliziotto Secchione, per esempio, in Giovanni Ludeno, e tutti quanti io trovo siano dei caratteristi incredibili, perché riescano a uscire dal carattere, dalla macchietta che è spesso presente in questi racconti sul sud, per invece diventare qualcosa un po' più tridimensionale, come sono in punto i personaggi che nella realtà si incontrano in Puglia, ma anche in Campania o in Sicilia o in Calabria. La serie intreccia i toni del giallo con quelli della commedia, del sentimento, ma secondo lei qual è la forza della sceneggiatura? Ma io credo sempre quella di un... che è anche poi la forza dei libri, sicuramente il personaggio, ma anche delle atmosfere appunto che siano... che è importante raccontare perché non sono stereotipate. E quindi anche i colori, il chiaroscuro che ci sono in alcuni ambienti, e proprio il noir che c'è in alcuni toni, rendono in effetti un sud più completo. E quindi questo spaccato della provincia, con queste donne che in qualche modo magari hanno una loro libertà, ma poi rispettano la famiglia, trovo molto veri i personaggi, come ovviamente erano veri nei romanzi di Gabriella Genisi. E quindi forse questa è la parte più interessante del racconto, il fatto che sia un racconto antiletterario, ma fatto di personaggi molto veri e non appunto prigionieri né della letteratura né dello stereotipo.